Buongiorno a tutti, grazie a voi di essere qui. Dunque, io non ho un trascorso in questa università così lungo come quello di Anna, anzi ce l'ho brevissimo perché sono stato qui, come è stato ricordato, un'altra sola volta qualche anno fa per un convegno, quindi non posso ringraziare in modo così affettuoso come hanno fatto vari personaggi di questa università, però un grazie molto sentito a Mimmo Cersosimo per averci invitato e soprattutto per aver messo insieme un panel di discussori così di alto livello e così eterogeneo. Devo assolutamente, mi sento di farlo, perché uno storico, una economista e un politologo, per un libro così trasversale come questo, scritto da due economisti, ma trasversale, e, come dire, pluridisciplinare, era il nostro sogno, quindi lo realizziamo oggi finalmente di poter avere una discussione così feconda e con così tante sfaccettature. Anna ha dato l'idea che noi siamo una coppia molto litigiosa, che non è un'idea lontana dalla verità, perché in effetti per fare questo libro qui abbiamo litigato spesso e volentieri. Il primo litigio lo abbiamo fatto sullo stile narrativo, perché diciamo, io per mia naturale inclinazione sono portato, come è stato ricordato, a scrivere libri divulgativi. Cerco di fare divulgazione alta, questa è la mia ambizione, quindi divulgazione seria, non semplicistica. Anna è ovviamente una accademica, è una professoressa universitaria e quindi tende a scrivere saggi piuttosto che libri per il grande pubblico. Quindi abbiamo litigato dapprima sul taglio da dare a questo libro. Poi, secondo me, almeno abbiamo raggiunto un compromesso che si è rivelato vincente, perché lei mi ha dato rigore analitico, quel rigore analitico che io inseguo sempre quando scrivo un libro divulgativo, e io ho dato a lei forse un po' di pepe narrativo, un po' di capacità narrativa. Quindi alla fine è uscito fuori un libro che è al tempo stesso, io spero, rigoroso, ma anche, spero sempre, facile da leggere, piacevole da leggere, anche da parte di chi economista non è, perché questo è un libro destinato a un pubblico non di addetti ai lavori, anche ad addetti ai lavori, quindi bisogna sempre stare attenti che i colleghi economisti non ci becchino in castagna ad aver detto la stupidaggine o ad aver sbagliato il dato, però diciamo, essendoci cautelati da questo rischio, poi l'ambizione è quella di raggiungere un pubblico più vasto, ambizione che pare essere stata colta. Litigiosi lo siamo stati sul taglio. Lo siamo stati anche su qualche aspetto più di sostanza, ma in fin dei conti sul messaggio e sullo schema interpretativo fondamentale che è sottostante a questo libro invece siamo stati molto d'accordo. E allora qui vengo alla prima osservazione del primo discasso dello storico Vittorio Beonio, il quale ha detto: ma io sono un po' a disagio con questa idea che ci sia stata una mutazione genetica nel sistema dell'impresa italiana in qualche momento nella storia molto recente. Lui preferirebbe una lettura un po' più continuista, non so capito bene, che almeno arrivi fino a Giolitti, quindi fino alla fine dell'Ottocento, fino al Novecento. Allora, questo mi dà il destro per dire qual è, per spiegare meglio qual è lo schema interpretativo sottostante a questo libro qui, che siamo andati elaborando nel corso degli anni, quindi che è molto precedente questo libro. Dico siamo perché è sia mio che di Anna anche, e in parte lo abbiamo messo insieme indipendentemente l'uno dall'altro, e poi ce lo siamo ritrovato come fattore comune.
Lo schema è il seguente. Tutti sanno che la peculiarità italiana di oggi è nella dimensione delle imprese, è una cosa, diciamo, quasi un luogo comune, anzi più di un luogo comune. In tutti i dibattiti, in tutti i convegni ci ripetiamo continuamente che le imprese italiane sono troppo piccole, sono molto più piccole in media delle imprese di altri paesi avanzati con cui ci confrontiamo. Ma perché? Sul perché ci si può dividere, e noi abbiamo cercato di rispondere, quindi di dare una risposta a questo perché. E almeno io personalmente, credo che Anna la pensi in larga parte nello stesso modo, il decennio chiave è il decennio 70, è stato pure evocato il decennio 70. Prima di allora, il sistema italiano delle imprese, quindi il sistema di offerta produttiva, era caratterizzato da grandi imprese quanto gli altri sistemi, quanto quello francese, quanto quello tedesco, quanto quello che ne sono svedese, eccetera. Poi sono arrivati gli anni 70, che sono stati un decennio, il politologo qui mi può soccorrere con la sua scienza, che sono stati un decennio molto difficile per tutta la società e anche per la politica italiana, un decennio quasi rivoluzionario, pre-rivoluzionario, innescato da fatti sul quale non mi soffermo, come il 68 studentesco, quello operaio, quindi l'avanzata delle sinistre, l'avanzata dell'idea di un paese in cui le ingiustizie sociali fossero diventate intollerabili e quindi andassero colmate, risolte in qualche modo, o riformista o rivoluzionario, come sostenevano molti in Italia. In quel decennio che cosa è successo alle imprese italiane? Le imprese italiane si sono, per dirla adesso in modi semplici, spaventate. Hanno, come dire, è una metafora a cui io ricorro qualche volta, hanno incassato la testa nel bavero e si sono rimpicciolite. Le grandi imprese sono quasi scomparse, erano pubbliche prevalentemente, quindi questo ne ha agevolato la scomparsa, perché se la moda politica e sociale del tempo è di sinistra in senso marxista-leninista, chiaramente le imprese pubbliche sono le prime a ritrarsi, perché sono un simbolo, perché non possono essere imprese se sono pubbliche. Secondo quel paradigma ideologico, le imprese sono rimpicciolite, è nato il fenomeno, è rinato, perché giustamente tu hai messo in rilievo il distretto mascelliano, in realtà predata negli anni 70 come nascita storica, però è diventato un fenomeno rilevante dal punto di vista economico e sociale degli anni 70. Il distretto è stata una risposta delle imprese che si andavano rimpicciolendo alla esigenza comunque di fare rete, quindi di avere funzioni che fossero da grande impresa, restando piccole, quindi essendo piccole nascoste al fisco, che cominciava a diventare esigente, nascoste al sindacato, nascoste alla società, alla politica, perché impresa e imprenditore erano concetti che diventavano difficili da sostenere socialmente. Quindi sapete tutti bene che un distretto è un calabrone che vola, cioè, come ci ha insegnato Peccatini, non dovrebbe esistere in natura, perché è un gruppo di imprese che al tempo stesso competono e anche selvaggiamente, perché fanno la stessa cosa fondamentalmente, quindi si disputano il mercato di sbocco, ma cooperano su alcuni fattori produttivi, in questo facilitati dal capitale sociale che in alcune aree d'Italia era più sviluppato che in altre, quindi non a caso i distretti si sono sviluppati nel centro Italia, nelle
Marche, in Toscana, in Emilia Romagna, cioè in quelle terre in cui, per fatti storici sui quali non mi dilungo, il capitale, quel capitale sociale che più favoriva la nascita e lo sviluppo dei distretti, lo ha fatto. Allora, gli anni 70 quindi sono stati il decennio in cui, secondo me e secondo noi, le imprese si sono rimpicciolite. Andava bene, andava male, forse andava bene a quel tempo, era la risposta razionale da dare alle convulsioni politiche e sociali di quegli anni. Quando è cominciato ad andare male? Il fatto che l'Italia avesse un numero di piccole imprese, intendiamoci, apro una parentesi, che ci siano milioni di piccole imprese è assolutamente normale, accade in qualunque paese del mondo, anche nei più sviluppati, anche negli Stati Uniti d'America, anche in Germania, basta pensare ai negozi, alle botteghe che costellano le strade delle nostre città, è chiaro che ci debbano essere milioni di piccole imprese. L'anomalia italiana sta nel fatto, come dico spesso, che da questa enorme platea di piccole e piccolissime imprese non si stacchi un plotone di imprese che diventano medie e dalla più ristretto plotone delle imprese medie non si stacchi una pattuglia di imprese che diventano grandi o grandissime. Rapidamente, come succede in America, una Google, una Amazon non esistevano 15 anni, non esistevano, adesso sono colossi enormi, mondiali, globali, quindi si sono espansi con la rapidità di un fulmine. Questo tipo di cosa in Italia è impensabile, non può, non poteva e non può tuttora succedere. Allora, noi il punto fondamentale è che nel frattempo il mondo è cambiato. Il cambiamento importante, centrale, è stato tecnologico, cioè è cambiata la tecnologia dominante, che per 100 anni e più è stata quella elettrica, negli anni 90 è diventata invece la tecnologia incentrata sulle ICTs, come si dice in genere, e che tuttora domina. Poi la tecnologia ovviamente è incessante, non si ferma mai, però il paradigma, il fattore unificante e dominante resta ancora a 20 anni di distanza quello delle ICTs. La globalizzazione, che è l'altro grande fatto nuovo che ha riguardato il mondo, è secondo me una conseguenza del primo, cioè il fatto che le ICT abbiano abbassato drasticamente i costi di trasmissione a distanza delle informazioni ha fatto nascere questa seconda ondata di globalizzazione, dopo quella che già aveva colpito in realtà un fenomeno in parte positivo, in parte negativo, ma in parte positivo, caratterizzato il mondo alla fine dell'Ottocento, durante la Terza. Quindi abbiamo vissuto una seconda stagione di globalizzazione, che se, appunto, ripeto, è probabilmente la conseguenza del cambio di paradigma tecnologico. Allora, di fronte a questo cambiamento che è avvenuto grosso modo negli anni 90, un sistema produttivo come quello italiano, che si era nel frattempo così tanto rimpicciolito, è entrato in sofferenza. Perché un mondo caratterizzato da tecnologie di quel tipo lì e da mercati che coincidono col pianeta intero, in cui bisogna essere molto pronti, capaci e rapidi nell'andare, in Cina, in Vietnam, in America Latina, eccetera, è un mondo fatto per imprese grandi, grandissime, non è un mondo fatto per imprese piccole. Quindi il fatto che il sistema produttivo italiano avesse poche grandi imprese, poche medie imprese e tantissime, forse più che tante, piccole e piccolissime imprese, non andava più bene, non è andato più bene col tipo di mondo in cui ci tocca vivere. E questa è, secondo noi, la radice del problema italiano. Questo è anche il punto di partenza di questo libro qua. Perché allora, di fronte a un problema così, uno può dire, vabbè, non c'è più niente da fare, siamo persi,
Quindi l'Italia, l'economia italiana, la società italiana sono è avviata verso in una stagione di declino somigliante a quella dei secoli XVII e XVIII. Tu dicevi forse non è stata così cattiva quella stagione lì, però sul fatto che sia stata una stagione di declino rispetto ai fasti del Rinascimento non c'è dubbio alcuno, si può discutere quanto sia stato doloroso questo declino e quanto sia stato... Sono d'accordo con te sul fatto che lo dimostra che non sia stato definitivo quel declino, poi la rinascita giolittiana e poi anche il miracolo economico. Quindi la storia dimostra che non c'è nel DNA italiano un difetto ineliminabile, cioè non siamo condannati dalla storia al declino, perché abbiamo avuto i nostri episodi storici di grandezza, di competitività internazionale anche forte, anche intensa. Secondo alcuni potevamo rinnovare il miracolo economico degli anni 50 e 60 con il cambio di paradigma tecnologico. Non è successo probabilmente per la ragione che diciamo noi, perché la morfologia del sistema produttivo era diventata nel frattempo ostile, inadatta al mondo nuovo. Allora, nello scrivere questo libro ci siamo detti, ma è possibile che non ci sia niente da fare? La risposta che ci è venuta di pancia e quindi, come dire, il movente per scriverlo con questo libro effettivamente è stata ma no, ma non è vero, perché appunto l'Italia non è la Grecia e come tu dici non è mai stata la Grecia neanche nei tempi bui del 600 e del 700. In Italia si sanno fare molte cose, ci sono molte competenze che erano artigianali, sono diventati imprenditoriali, industriali, gestionali, di impresa. Ci mancano quei fattori abilitanti che risiedono fondamentalmente nella politica, che aiutino il sistema delle imprese a ritornare verso una condizione dimensionale più adatta al mondo nuovo. Qualcuno ha detto, in realtà credo Francesco Ragnolo, ma non ne sono sicuro, ma in fin dei conti forse la politica conta di più che questo, no? Sì, sei stato tu a comprare. La politica è più che mettere a disposizione delle imprese qualche fattore abilitante. E io dico, ma caspita, è un compito enorme, perché poi noi abbiamo parlato un po' di fattori abilitanti, ma non abbiamo detto quali sono. Ce ne sono ovviamente moltissimi, ma il libro poi ne identifica due come forse le madri o i padri di tutte le abilitazioni possibili e immaginabili, che sono l'ordinamento giuridico e il sistema di istruzione. L'ordinamento giuridico, quindi non il funzionamento dei tribunali, perché non il fatto che i procedimenti giudiziari siano lunghi, più lunghi in Italia, è proprio il sistema delle norme. Che secondo alcuni giuristi, perlomeno, noi non lo siamo ovviamente giuristi, però ci siamo confrontati, così come non siamo storici o politologi, però ci siamo confrontati con amici e colleghi delle altre discipline. Quindi secondo molti giuristi l'ordinamento italiano, che ha la sua origine storica, affonda le sue radici nel tempo anche remoto, è un sistema di norme ortogonale rispetto ai concetti di impresa e di mercato e di libero mercato. Giusto o sbagliato che fosse in origine, però è così. A questo punto noi ci ritroviamo, così come ci ritroviamo in paese che hanno una dimensione inadatta, ci ritroviamo un sistema di norme che poi, se ci fate mente locale, tutta la nostra vita è regolata dall'ordinamento giuridico, cioè in fin dei conti noi non possiamo manco respirare
senza una norma che ci abilita a farlo. Questa è una scoperta che io personalmente ho fatto anche di recente, perché appunto io sono stato economista per molti anni in Banca d'Italia e vivevo una stagione felice in cui il diritto e i giuristi mi sembravano una roba lontana e non tanto rilevante. Poi sono entrato addirittura nell'organo di vertice della Banca d'Italia e ho capito che senza un avvocato accanto non fai niente, corri molti rischi e non puoi fare niente. Cioè gli avvocati sono fondamentali, perché le norme sono fondamentali. Le norme italiane hanno questa caratteristica qua, secondo molti giuristi, anche in sintesi. Il sistema di istruzione, dice Anna, sull'università in particolare la pensiamo in modo diverso, ma in realtà non la pensiamo, è vero che la pensiamo in modo diverso. Sì, possiamo litigare occasionalmente sul fatto che lei, ovviamente essendo universitaria, soffre sulla sua pelle il fatto che gli stanziamenti pubblici siano stati ridotti, vengano dati con criteri a volte casuali, a volte capricciosi, a volte criminali, casuali mai, casuali sempre e criminali talvolta. Questo no, però poi alla fine anch'io sono d'accordo sul fatto che un paese avanzato come l'Italia ambisce a essere non può non avere un sistema di istruzione al suo centro che alimenti le competenze, che alimenti il saper fare, questo saper fare che ancora ci caratterizza e che ci potrà caratterizzare in futuro. Però il saper fare non è innato, va coltivato, ci vuole, va insegnato. Voi siete studenti, la maggior parte di questo pubblico è fatto di studenti, quindi voi capite bene quanto sia importante ricevere un insegnamento di alta qualità. E l'alta qualità costa, va pagata. Gli insegnanti bravi vanno pagati più di quanto lo siano oggi in Italia. Quindi questi fattori abilitanti sono il frutto di scelte politiche importantissime. Capisco che la politica sia anche altro, però diritto, norme e istruzione sono due compiti fondamentali della politica di qualunque paese, non solo dell'Italia. Quindi chiudiamo il libro, non vogliamo fare l'ottimismo sciocco, perché non ci pertiene, quindi aspiriamo a non essere sciocchi. Quindi vogliamo fare sì, vogliamo contrastare letture pessimistiche, catastrofiste, decliniste, a prescindere appunto, come diceva il dottor, del caso italiano, ma non vogliamo neanche ignorare che i problemi sono importanti, sono seri, si intrecciano con la politica e con il sistema politico in un modo che non è risolvibile. Cioè, è chiaro che l'economia e la scienza non è una scienza in realtà, detto fra di noi non è una scienza. Non è una scienza dura, né con la fisica, con le... C'è chi è messo peggio, quindi mi può consolare. Però detto questo, l'economia studia i comportamenti economici dei soggetti sociali, che sono gran parte dei comportamenti, anche quando facciamo scelte morali o scelte sociali, poi le vestiamo in termini economici. Quindi è ovvio che l'economia, essendo figlia della società, è regolata dalla politica e si intreccia con la politica. Quindi ben venga questo dialogo fra discipline diverse. Bisogna che gli economisti un po' escano dal loro recinto fatto di modelli matematici. Badate bene, io d'origine non sono un economista, sono un autodidatta, d'origine sono un matematico, quindi non un letterato, un matematico. Ho fatto l'itinerario dalla scienza dura
a quella un po' meno dura. Quindi non posso avere nulla contro i modelli matematici, ovviamente mi piacciono molto, però capisco anche che a volte sono una prigione per gli economisti, sono una prigione, e quindi bisogna conoscerli, e a questo serve, bisogna insegnarli bene, però bisogna anche saperne uscire e guardare alla società e alle sue dinamiche di fondo, difficilmente coglibili con un modello matematico che, per quanto sofisticato, è pur sempre una rappresentazione semplice di pezzi di società. Quindi io spero che questo libro qua dia un piccolissimo contributo a far avanzare la voglia, oltre che la conoscenza, anche la voglia di contaminarsi e di far dialogare discipline diverse. Grazie. Ringraziare naturalmente Francesco Raviolo, Vittorio Beoni, Rosana Mistico e soprattutto Anna Giunde e Salvatore Rossi per questo splendido regalo che ci hanno fatto stamattina.